9 settembre 2014 è martedì e io sono a casa perché sono malato. Sono a casa con Mia. Vi faccio vedere una cosa molto importante che un cane deve saper fare, che io ho insegnato io. Guardate, prendi il biscottino, vieni. Vieni, sit. Platz. Mach Platz. Mach Platz, Mia. Dura un po'. Platz. Vorte. Metto il biscottino qua e dico a lei, vorte mia. Lui che? Dopo mi guarda, jetzt! E a jetzt dovrebbe prendere il biscottino, forse non l'ha capito, ecco, adesso l'ha capito. In ritardo. Questo era tutto. Mia sta crescendo, rompe le palle la mattina. Allora, volevo presentarvi una cosa, un progetto, una cosa che ho iniziato a fare. Sta filmando. Ci sono due bottiglie. Ho messo in tutte e due le bottiglie mezzo chilo di riso e in tutte e due le bottiglie ho messo l'acqua. Da tutte e due le parti la stessa quantità d'acqua. Comunque, lo scopo di tutto ciò è che ho sentito dire che l'acqua riesce a prendere emozioni. Se io ogni giorno dico alla merda è brutto, cose brutte, gli do emozioni brutte su quell'acqua e sulla bottiglia dove c'è scritto gioia e bello do emozioni belle, quella brutta dovrebbe diventare nera. Questo proverebbe che l'acqua riesce a comportarsi diversamente con emozioni diverse, che siano brutte o belle. Vedremo come andrà questo test, io vi terrò aggiornati. E ciao. Ciao a tutti. È tornato a casa? Vero, vero. È vero, sei contento? Sì. In questo video voglio far capire alla gente. Piuttosto ai ragazzi, ma questo video vale anche per persone, cioè parlo anche di genitori, anche di no, per nonni, questo video è fatto anche per dei nonni. E il fatto è questo, che per i ragazzi il primo punto è la scuola. La scuola non è una cosa che voi la vedete come una cosa che siete costretti a fare, sì, perché è obbligatorio, è perché a questi ragazzi non viene insegnato cosa vuol dire imparare. Il cervello è fatto così. Che quando noi veniamo su questo pianeta chiamato Terra, tu nasci, il tuo cervello ha zero informazioni. Quindi dopo inizia a vedere, a sentire, gli odori, il tatto, e così il cervello inizia a raccogliere informazioni. Forse non riesce a parlare, ma pian piano il bambino, pian piano, col tempo che passa, il bambino inizia pure a parlare, inizia a dire le prime parole, papà. Perché dice papà? È semplice perché è stato ripetuto così tante volte che il bambino l'ha memorizzato. Ecco, così funziona il cervello con tutto. Ogni cosa che si memorizza è dentro e può essere utilizzata per fare delle scelte. Quindi oggi ho fatto un esempio a mio fratello. Immagina di avere gli occhi bendati e qualcuno ti dice adesso io ti metto su una gru e tu ti devi buttare. Tu dici subito di no. Di no perché non hai altre informazioni. Ma se io ti dicessi questa gru è alta 2 metri e sotto c'è acqua, tu dici vabbè perché no, sai che non c'è pericolo. Questo adesso è un esempio così, perché mi è venuto tanto per dire qualcosa. Ma la vita è fatta così. Ogni giorno l'uomo prende decisioni. Quindi per prendere le migliori decisioni nella vita si deve avere informazioni. Questo si basa sull'imparare, la voglia di imparare. Perché a me mi è venuta la voglia di imparare. Io voglio prendere decisioni migliori. Perché sapendo di più, si può creare di più. Ecco, questo è quello che vi voglio dire. E questa cosa vale anche per genitori. Non è che adesso arrivando a 45 anni dici che la vita è finita. Ma dove? Anzi, se vi interessa quello che vi sto spiegando, cliccate qua. E andrete su un video di un signor Joe Dispenza. È con lui che ho iniziato a capire un po' tutto. Quindi iniziate da lì, guardatevi gli altri video, perché YouTube è fatto così che ti fa vedere sempre altre cose. Ed è tutta un'avventura, ragazzi. Ragazzi, buona settimana, noi ci vediamo al prossimo video. E ciao. Anzi no, prima di finire vi faccio vedere Mia. Mia? 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 Mia, fai sits, Mia. Fai plots. No, Mia, fai sits, plots. Fai plots.
Fammi fare una bella brava mia, sei troppo brava. Non mordere il dito. Sì, che cazzo ho detto? Ciao. Ciao a tutti, ciao ragazzi, salve a tutti. 9 agosto ed è sabato, siamo in macchina, stiamo tornando perché eravamo a casa di Pietro, abbiamo dormito a casa di Pietro e con noi c'è una persona molto importante. Da te.